Buongiorno a tutte, tutti e tutto e benvenuti a questa seconda giornata di Sharebooks Winter Festival. Sono qui con Margherita che mi accompagnerà in questa presentazione e con Maria Gaia Belli, l'autrice di La dorsale, l'anno del ferro, edito da FQ Edizioni. Benvenuta Maria e benvenuta Margherita. Maria Gaia Belli è laureata in italianistica a Bologna e è redattrice, copywriter e docente di laboratori per bambini e ragazzi. Collabora con diverse riviste come Tropismi, Inutile e Nazione Indiana e anche Le parole e le cose con i suoi racconti. E ha curato anche, collaborato anche nell'antologia Hortus Mirabilis, Storie di piante immaginarie, edito da Mosca Bianca. E La dorsale del ferro è appunto La dorsale, l'anno del ferro, è pubblicato da FQ ed è il primo di una trilogia. Allora partirei subito con una domanda netta per creare la giusta atmosfera e per far capire al pubblico di cosa parla questo libro. Allora ti chiedo cos'è la dorsale e chi ci vive e da cosa viene attraversata? Allora, intanto buongiorno e grazie per l'invito. Allora, è una domanda a cui darò una risposta più concisa possibile perché la dorsale fondamentalmente era protagonista indiscussa del libro e lo sarà di tutta la trilogia. La dorsale è una catena montuosa, una grande catena montuosa che attraversa interamente il mondo e che divide il nord dal sud in maniera abbastanza impervia e quindi è una zona totalmente selvatica, non antropizzata, difficilissima da attraversare, da vivere. Alcune persone ci vivono sopra e diciamo che sono o nomadi o persone che magari lavorano come cacciatori o tagliaboschi, però non ci sono civiltà sulla dorsale. Sostanzialmente è un luogo che impedisce i facili contatti tra il nord e il sud di questo mondo fantastico. La cosa, come dire, più peculiare della dorsale che rende il libro poi un fantasy è che ci sono anche i draghi, che però sono degli animali, cioè non sono la creatura fantastica che siamo abituati a vedere, diciamo, in maniera tradizionale, il classico drago rettile con il tesoro, sputafuoco, spesso parlante, senziente. I draghi nella dorsale e sulla dorsale sono animali selvatici oppure animali che vengono catturati e allevati per scopi commerciali. Direi che questa è la dorsale. Poi diciamo che la particolarità è che c'è solo un luogo abitato realmente sulla dorsale che si chiama Accademia e che è una scuola militare e una città militare fortificata e che si occupa e controlla il valico che permette i contatti tra il nord e il sud. Queste sono le basi, direi. Perfetto, grazie mille. E invece la seconda domanda, una domanda un po' più sullo stile di scrittura del libro. Diciamo che durante la lettura della dorsale si può notare un cambiamento stilistico quando cambia il protagonista. Ad esempio, nella prima storia ci sono pochi dialoghi, ci sono molte descrizioni di ciò che vede la protagonista ogni giorno con frasi brevi, pulite, didascaliche. La seconda storia invece cambia, ci sono molti dialoghi ed è un linguaggio molto più scurrile. E infine appunto invece la terza storia che descrive un po' i pensieri del protagonista e ha un linguaggio, si può dire, un po' più alto. Come mai questo cambiamento, questa scelta stilistica? Allora, direi che hai fatto un ottimo riassunto su come parlano i miei personaggi, quindi ti ringrazio perché sei stata ipersintetica in una maniera in cui io no, non riesco mai. Allora, in realtà non è stata tanto una scelta stilistica quanto una direzione obbligata, questo perché io sto lavorando a questa storia da tantissimo tempo. È una storia che io mi porto dietro da quando ero bambina, sostanzialmente. E i personaggi sono talmente vecchi che io li vedo come fossero persone reali e sento le loro voci. E quindi mi è sembrata la cosa più logica far raccontare la storia a loro con la loro voce. Diciamo che io ho
usato un metodo quasi redazionale più che di scrittura autoriale. Ho preferito cercare di lasciare le loro voci autentiche e non far sentire tanto quello che sarebbe il mio stile personale, perché poi uno stile mio personale ovviamente esiste, che è diverso da tutti e tre quelli che hai letto. Però quelli sono le voci, cioè non è solo il mio stile, ma sono le voci dei miei personaggi riportate da me, cercando di mantenere l'autenticità al massimo possibile. Poi ovviamente un minimo di mia influenza c'è, perché comunque è quasi come una traduzione da una lingua diversa, cioè comunque io ho fatto la voce e l'ho riportata con parole mie, però ho cercato veramente di essere trasparente su questo. E i miei personaggi, che in questo primo libro sono tre e parlano, sono tre voci, una ragazzina e due ragazzi, hanno tutti e tre voci molto diverse, in quanto provengono da contesti culturali, naturali, familiari diversissimi. Cami è praticamente una bestia selvaggia e quindi non parla, è quasi muta, per cui, come hai detto tu, non ci sono quasi dialoghi in tutta la prima parte, perché la protagonista non parla con nessuno. E invece Luke, che è il secondo ragazzo, è un chiacchierone, cioè lui racconta le cose come fosse al bar con degli amici e così con il lettore, mentre Kay è molto più riflessivo, che è il terzo ragazzo, e si perde tantissimo in dettagli e in riflessioni proprie, ed è quindi quello che secondo me ha uno stile un po' più classico alla fine, che somiglia a uno stile un po' più classico. Hai già anticipato un po' la risposta a questa domanda. Volevo parlare un attimo della protagonista, Cam, la protagonista della prima storia. Ci ha colpito molto la sua indipendenza, il suo essere molto scaltra, sapersi muovere nella foresta, appunto, come dicevi, essere un po' animalesca. E appunto un'altra cosa che ci ha colpito è proprio questo suo non parlare. E ci chiedevamo da dove viene questa scelta o questa incapacità di parlare, e se ci vuoi raccontare un po' la sua storia in poche parole, insomma, per non spoilerare niente. Allora, in poche parole, per chi ancora non ha letto il libro, Cami è una ragazzina che cresce in stato quasi selvatico, è una piccola Mowgli, diciamo così. Lei vive sulla dorsale con un anziano che si occupa di lei, ma non è chiaro se questa persona è il padre, è una specie di padrone che l'ha comprata al mercato, insomma hanno un rapporto abbastanza misterioso, e Cami sostanzialmente cresce come crescerebbe un cucciolo di cane o un cucciolo di lupo lasciato nei boschi. Nessuno si occupa di lei, tantomeno se ne occupa l'anziano con cui vive, anzi è lei a occuparsi di lui in certi casi. E nessuno le insegna niente, cioè tutto quello che Cami esperisce nella sua crescita viene dall'esperienza diretta a contatto con la natura. Ora, non dico che lei non sappia parlare, perché sa parlare, perché poi vedremo che le sue origini sono diverse rispetto a come cresce, viene da un posto che ora io non posso dire, però dove, come dire, aveva imparato la lingua degli umani. Però non la usa, e non la usa quasi mai, perché lei è in un contesto non umano, assolutamente non umano, e che dove probabilmente le parole non servono. Cioè io non trovo tanto reale dire che Cami non parli, perché Cami parla in una maniera diversa. Lei parla molto attraverso il corpo e tantissimo attraverso le cose che vede. Cioè lei è una specie di telecamera che fotografa il mondo che è intorno in maniera assolutamente neutra, come farebbe probabilmente un animale, concentrandosi su quello che le interessa di più per la sopravvivenza, e lo riporta in maniera con un'indifferenza tale che è facile capire quali sono i suoi obiettivi e quali sono i mezzi con cui vuole raggiungerli. Non so se vi è mai capitato di vedere il video di un... Cioè, hanno fatto un esperimento, hanno messo a un cane una fotocamera attaccata al collare, e questa fotocamera controllava i battiti cardiaci del cane e fotografava ogni volta che il cane si emozionava. La galleria di foto venuta fuori è spettacolare, cioè tipo è un piccione che si avvicina, le scarpe di uno, un camioncino dei gelati, e il cane ovviamente non parla la lingua umana, ma noi capiamo benissimo cosa pensa attraverso queste fotografie. È più o meno un linguaggio come questo qua, direi.
E invece tu che rapporto hai con i personaggi? C'è un personaggio magari a cui ti sei più affezionata, a cui ti vedi? Perché appunto, come detto anche precedentemente, sono tre protagonisti che hanno caratteri molto diversi, anche background sociali diversi. Questa è una domanda durissima. Allora, ovviamente se ne ho uno preferito non rispondo, perché non è come chiedere a una mamma qual è il figlio preferito. Poi magari c'è quello con cui passa più tempo, c'è quello con cui si trova più d'accordo, c'è quello con cui condivide più gusti, e quello magari invece ha il figlio che non ti somiglia per niente e non sai neanche tipo scambiarci una frase senza litigarci. Però per me questo sono praticamente, per me è come se fossero dei figli, cioè io li ho visti da quando erano bambini crescere, diventare adulti, superare l'età che ho, e quindi, come dire, seguire tutto un percorso che io ho seguito per anni e anni e anni, e che ovviamente per me ha un peso affettivo enorme. Io con loro cerco di avere un rapporto, ho un rapporto affettivo forte, ma, come dire, cerco di non farlo trasparire troppo nella scrittura. Poi sicuramente traspare magari a volte che ci sono delle azioni che per me sono più difficili da raccontare rispetto ad altre, però cerco di, come dire, di non mettermi io sulla scena. Per esempio, io sono una grandissima amante degli animali e sono piena di animali, e io e Cami non so come possiamo vivere tipo nella stessa stanza, perché lei è un'assassina di quelle proprio efferate, con la necessità dovuta alla fame e alla sopravvivenza, è praticamente un grosso predatore Cami, però per me quelle sono scene molto difficili da scrivere. Per la mia sensibilità, tuttavia cerco di non usare la mia sensibilità, ma rispettare la loro, ecco. E immagino che sia anche un compito difficile, nel senso che appunto mettersi così tanto, non nei panni, però raccontare così tanto delle caratteristiche diverse dalle tue, immagino tu ci abbia messo molto anche per riuscire a rendere quello che volevi rendere. Sì, ci ho messo anni veramente, tantissimi anni, perché comunque anche questa versione, che io ritengo essere la versione definitiva, cioè io più di così non riuscivo a fare, comunque non rispecchia perfettamente quello che vedo, e comunque non sono mai contenta di quello che ho scritto in maniera totale, cioè quello che vedo è sempre un pochino più su rispetto a come lo rappresento io, e quindi ha richiesto tantissimo, tantissimo esercizio, soprattutto esercizio di scrittura proprio, cioè esercizio fisico di mettersi lì a scrivere, riscrivere, 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 che io ho fatto non da sola, ma ho avuto la fortuna di avere dei compagni di viaggio, tra cui ce ne sono due nel pubblico, che sono stati fondamentalmente i miei colleghi universitari, con cui ho condiviso quasi tutto quello che scrivevo, e loro condividevano con me quello che scrivevano. Facevamo esercizio quasi mensile, come fosse una scuola, e in questo modo riuscivamo a capire cosa andava e cosa non andava, magari della voce di un personaggio, dello stile, della narrazione, cosa si capiva e cosa no, e con questo esercizio continuo spero siamo tutti migliorati. E il prossimo libro di narrazione, cioè di narrativa, che esce per FQ è di un ragazzo che faceva parte di questo gruppo, e sono molto contenta, Simone Marcelli. Beh, direi che allora ha funzionato, insomma. Sì, spero. Si vedono sì. I frutti. E io avevo un'altra domanda sul genere. Allora, perché questo è un romanzo molto particolare che si fa incasellare, diciamo, nel genere fantasy, però è un fantasy moderno in cui troviamo anche automobili, troviamo la tecnologia, che convivono con draghi e con tradizioni anche, penso alle tradizioni del nord, molto particolari. A me viene da definirlo, poi chiederò a te se ti piace o se trovi adatta a questa definizione, quasi un fantasy distopico, perché proprio per queste tradizioni, penso proprio alle tradizioni per quanto riguarda il matrimonio del nord, e che vabbè non raccontiamo, però sono tradizioni particolari, e quindi è solo una mia impressione, o c'è una volontà di commistione tra generi, o è venuta spontanea, non so come dire.
È venuta assolutamente spontanea. Io non mi interesso molto del genere se non da lettrice. Come dire, mi interesso un po' del genere quando sono lettrice, ma non come autrice. E mi interesso del genere come autrice solo quando il genere serve per raccontare qualcosa della realtà. Cioè, se io dovessi, cioè, io lo chiamo fantasy, ma per me possiamo chiamarlo mela, cioè non importa a me tanto la definizione di genere, non mi importa su che scaffale in libreria va, mi importa però che sia rilevato che il fantastico serve per raccontare una realtà anche vicina a noi. E per questo, come dire, non ho, non, ho, ho, cioè, per me era importante lasciare tantissimi dettagli che richiamano il nostro mondo e che quindi noi troviamo molto familiari. C'è una sensazione sicuramente di straniamento rispetto, che ne so, a delle creature fantastiche come i draghi, e quella è dovuta al fantastico ed è la base del fantastico, lo straniamento. Però c'è anche tantissimo della nostra quotidianità. E spero non solo della nostra, perché come hai ravvisato tu, nel nord ci sono tradizioni diverse, ma non sono tradizioni che io ho inventato fondamentalmente. Le ho inventate, ma sono tradizioni che esistono nel resto del mondo, a cui noi, società occidentale, non siamo abituati, però sicuramente una persona magari che viene dall'est, dal Medio Oriente, le potrebbe già trovare più, come dire, più simili alle proprie tradizioni. E anche alle nostre tradizioni in qualche caso, in qualche regione, in alcuni momenti storici. E quindi ci sono questi tre livelli, cioè di quotidianità assoluta, che per noi è la normalità, il cellulare, la macchina, il computer, il treno, le strade, che è un mondo che vediamo soprattutto nella seconda parte. Poi c'è un mondo che è totalmente estraneo a noi ed è proprio straniante, che è quello della prima parte, dove c'è questa natura che è protagonista sostanzialmente, e i draghi, e poi c'è una terza parte che è a metà tra le due cose, che è fantastico distopico, come hai detto tu, è quasi una distopia per noi, e che contiene comunque degli elementi fantasy. Io non li ho ibridati volutamente, ho semplicemente cercato di creare un mondo narrativo più vario possibile e realistico possibile, e dove realistico non si intende che dentro ci sono cose reali, ma che siano coerenti al mondo stesso. E invece, sempre rimanendo un po' sul tema del genere, si può vedere che nell'ultimo periodo c'è stato un ritorno del fantasy, del fantastico, del fantascientifico, e forse perché si vuole un po' scappare da questo mondo, forse perché c'è la necessità di scoprire nuovi posti, nuovi mondi per poter magari immaginare come cambiare il nostro. Tu cosa ne pensi? Cosa significa per te questo mondo fantastico? Allora, io penso che la corrente che vede l'escapismo come cioè la necessità di fuga dal mondo reale, come il nucleo del fantasy, del fantascientifico e di tutto ciò che è fantastico, sia una sciocchezza, lo dico in maniera, cioè, saluto chi pensa il contrario, però a me non piace molto come definizione. Anzi, io credo che un ritorno al fantastico della letteratura segnali che la gente è più interessata al reale, che lo sta digerendo in maniera, come dire, un po' più lenta e in maniera particolare. È come quando in una giornata ti succedono tante cose difficili e vai a dormire e fai gli incubi e sogni proprio i mostri se mangi pesante o se hai avuto una giornata difficile. Il fantasy, secondo me, è un po' questo, è un nostro modo di rielaborare una realtà che ancora non abbiamo mandato giù bene. E anzi, secondo me, nel genere fantastico si può trovare tantissimo che descrive le difficoltà della nostra realtà, ma spesso anche delle soluzioni, magari mascherate da qualcos'altro, ma secondo me ci sono. E questo è sempre stato così, cioè, secondo me tutto il fantastico è così, non solo quello che c'è adesso. Secondo me il fatto che ci sia tanto fantastica adesso è perché il mondo è diventato distopico, cioè è quasi impossibile da digerire, quindi i mostri diventano un po' più grandi. A me fa sempre molto riflettere come nel fantasy, nella fantascienza degli ultimi anni, ma non solo, penso alla mano sinistra delle tenebre di Le Guin, in cui c'è questo mondo in cui non c'è genere,
E quindi, appunto, come dicevi, non solo il fantasy di adesso, la fantascienza di adesso, mi sono un po' persa. E a me fa riflettere il fatto, appunto, che ci siano delle rappresentazioni che nella narrativa non fantastica si fa fatica a trovare. E penso a tutto il mondo, alle soggettività LGBTQ che nella fantascienza, nel fantasy sono molto rappresentate, e mentre non sempre nella narrativa appunto non fantastica li troviamo, quindi è anche un modo per rappresentare altro. E questo mondo fantastico, allora, descrivendo la scrittura del tuo libro per il libraio, scrivi: non l'ho domandato io, si è presentato da sé, come si presentano i sogni, che possiamo accettare e appuntare appena svegli, prima che scappino, oppure dimenticare. Ho visto altri mondi e sono scappati. Questo è rimasto con me per tantissimi anni, così ogni giorno esco dal mio e resto per un po' a guardarlo. È una pratica che richiede spesso di abbandonare la produttività. Mi hanno detto: piuttosto comprati un acquario, ma gli acquari sono piccoli e soprattutto, cosa che odio, sono chiusi. La mia domanda al riguardo è: come si costruisce concretamente un mondo fantastico una volta che l'hai esplorato con la fantasia? Cioè, come costruisci, cioè come metti su carta ambienti, cose, animali che non sono presenti nella realtà come la conosciamo, ma che hai visto nella tua fantasia? Allora, perdendo tantissimo tempo, tanto per cominciare, e lavorando poco, cioè no, purtroppo io devo lavorare, però, come dire, ahimè, è una cosa che stare qui a fantasticare richiede veramente tanto tempo, ed è un tempo stancante, cioè non è un tempo rilassante o un tempo in cui mi diverto, mi diverto, però è praticamente un lavoro, è un lavoro di costruzione. E, metterlo sulla carta poi, lo dicevo un po' tipo anche in un'altra presentazione, è un po' come cercare di tradurre da una lingua straniera delle cose che tu vedi e sai come si chiamano, ma non hai le parole giuste per dirle. Cioè sai come si chiamano in quella lingua lì, però non puoi usarla, e quindi devi trovare qualcosa nella tua lingua per riportarlo. E questo richiede tantissimo, secondo me, lavoro di vocabolario e di visualizzazione. Io disegno anche tanto, non bene, cioè non sono un'illustratrice, però mi serve per visualizzare quello che devo scrivere, disegnarlo. E poi il metodo che uso soprattutto sono gli occhi dei miei personaggi, perché alla fine, secondo me, neanche il nostro mondo esiste come mondo a sé. Alla fine ognuno di noi vede una cosa e può essere molto diversa da quella che vedono gli altri, per cui anche in un mondo fantastico il drago che vede Kami non è la stessa cosa che vede Kei magari, o che vede Ryuk, anzi per tutti e tre rappresenta qualcosa di molto diverso, nonostante sia un animale reale e visibile da tutti e tre, rappresenta possibilità o divieti o altro tipo di simbologia molto diversa. Un altro metodo è usare tanto la tradizione. Secondo me noi abbiamo una grossa tradizione del fantastico. Io sui draghi non l'ho usata, devo dire la verità, perché volevo fare una cosa completamente diversa, ma per altre cose sì, c'è la tradizione della scrittura della montagna, anche la tradizione di una scrittura di un mondo molto tradizionale, molto gerarchico come quello del nord, poi ci sarà anche una narrazione militare ambientata in questa accademia militare. Bisogna leggere tanto e, come dire, cercare di utilizzare quello che si può dagli altri scrittori. E a proposito di questo, hai qualche modello in altri autori, altre autrici a cui ti sei ispirata o da cui hai preso qualcosa o che senti che sono stati importanti per te, per la tua scrittura e per quello che racconti? Allora, il libro sicuramente per me più importante in assoluto è stato Trilogia della città di Kappa di Agota Christoph, non tanto per quello che racconta e non tanto per il mondo che mette nella narrazione, perché è un mondo molto realistico che parla di una guerra che è avvenuta, però per lo stile
e per il modo di raccontare le cose in prima persona, che ho trovato estremamente pulito ed estremamente sintetico e andava veramente dritto al punto. E la cosa che mi sconvolgeva è che Agota Christoph non scriveva nella sua lingua madre, cioè lei ha scritto questi libri, ben 3 libri, e poi anche altri, in francese, e è una lingua che lei ha imparato da adulta. E quindi è una scrittura quasi simile a quella di un bambino, ma con la visione di un adulto, e questa cosa mi piaceva tantissimo, perché i miei personaggi sono dei bambini adulti, sono dei bambini non bambini, e quindi da lì ho preso veramente tanto. E poi le grandi saghe fantasy, direi Harry Potter, ma Harry Potter mi piace tantissimo, io sono una grande fan di Harry Potter, ma non mi ha ispirato particolarmente. Invece per me un'ispirazione enorme è la trilogia di Philip Pullman, Queste oscure materie, per la costruzione del mondo che è eccezionale, anche per la costruzione dei personaggi. Sì, diciamo che si vede anche questa narrazione in prima persona che hai preso appunto dal libro un po', che ti ha ispirato anche appunto nelle 3 storie, che è una cosa che molto le caratterizza e che secondo me è molto utile, perché leggendolo sono riuscita appunto a essere quasi il personaggio e a guardare il mondo con 3 occhi diversi, cioè ogni occhio per ogni personaggio, quindi questo deve essere stato molto molto interessante durante la lettura. E la mia domanda appunto è che L'anno del ferro è il primo libro di una trilogia, il secondo volume dovrebbe uscire a novembre se non sbaglio, e volevo chiederti se ci potevi anticipare qualcosa a proposito della storia, dei personaggi. Allora, saluto i miei editori che mi guardano da casa in questo momento con gli occhi di fuoco, in modo che io non dica niente di sbagliato. Allora, quello che posso dire, che non fa, come dire, non fa spoiler, è che i personaggi nel primo libro sono dei bambini e non rimarranno dei bambini. Crescono, come tutti i bambini, e crescendo le loro voci cambiano. Una cosa che forse non so se l'abbiamo detta, non mi ricordo, che magari non era chiara, è che queste 3 storie vanno a convergere, cioè sono 3 storie separate per questo primo libro, ma nei prossimi sarà una storia sola. Quindi avremo 3 voci, forse in altri casi di più di 3 voci, ma tutte sulla stessa linea narrativa stavolta. E non saranno più delle voci di bambini, e non saranno più le voci a cui magari ci siamo abituati, perché crescendo e frequentando un nuovo ambiente e nuove persone le voci cambiano. Detto questo, poi i personaggi interagiranno molto tra di loro, questo è poco ma sicuro, non posso dirvi come però. E prima ci dicevi... Ci saranno i draghi. Ci saranno le corse con i draghi, okay. Questo te lo posso dire. che abbiamo già avuto qualche anticipazione. E, prima ci dicevi che non traspare il tuo stile, hai cercato di farlo trasparire il meno possibile in queste 3 storie. Ci sarà modo di apprezzare il tuo stile puro, diciamo, senza dal punto di vista dei protagonisti, o le 3 storie rimarranno sempre dal loro punto di vista? Cioè, la storia sarà sempre dal loro punto di vista. Allora, c'è già un punto in cui si può vedere il mio stile, che è la descrizione del mondo. È una pagina, la prima, è praticamente una mappa a parole. Ora, è possibile che io inserisca delle cose del genere anche nei seguenti libri, ma molto brevi, molto molto brevi, perché io non amo nelle narrazioni troppi inserimenti extradiegetici, perché rovinano un po' secondo me la suspense, quindi non ne metto molti in genere, se li metto all'inizio, per cui potrei mettere qualcosa di questo genere, tuttavia è quasi tutto narrato dal punto di vista dei personaggi. Ci sarà qualcosa in più che non è scritta dal mio punto di vista, ma da altre persone, e non solo dal punto di vista orale, cioè ci saranno magari dei documenti scritti dai personaggi e non solo parlati, e cose di questo genere. Ok, allora io chiederei al pubblico se c'è qualche domanda, qualche curiosità, qualcosa? Ok,
devo dirlo. Ok, allora io ringrazio Maria Gaia e ricordo qualche appuntamento, cioè un po' il programma di oggi. Alle 15 avremo la presentazione di Cesco il grande tossico di Luca Pakarov, edito da Fandango. Alle 17 ci sarà la presentazione del fumetto Conoscere il vino con gli autori e con una degustazione. E alle 18.30 ci sarà invece la presentazione di Complotti, edito da Minimum Fax, con l'autore Leonardo Bianchi. E infine andremo a finire questi due giorni con un live con Fuori dai denti, con il disegno con un live painting. E ricordo che ci sono i libri della dorsale nello stand merch qua alla mia destra, e che Maria Gaia firmerà a chi vuole. E basta, io chiudo qui e buona continuazione a tutte e tutti. Grazie.